Bentornati tifosi juventini, bentornati popolo bianconero, ve lo dico già, sono incazzato come una iena, sono incazzato nero, perché nonostante siano arrivati 3 punti contro il Maccabi, non sono contento, sono veramente incazzato perché è vero che sono arrivati 3 punti, ma ragazzi, abbiamo giocato contro una squadra aberrante, contro una squadra imbarazzante, ero io in imbarazzo per loro a scendere in campo. Cioè, parliamo di una squadra che, a parte gli scherzi, messa in Serie A, non si salva. Se fa 10 punti è tanto. È una squadra di livello indicativamente di Serie B a salvarci, non di più. E la cosa che a me fa imbestialire, la cosa che a me fa incazzare, mi manda via di testa, è che abbiamo rischiato di pareggiare una partita che è stata in pieno controllo per 75 minuti, perché per 75 minuti potevamo essere tranquillamente in vantaggio di 6-7 gol, considerando la scorpacciata di gol che si è mangiato Vlahovic, il gol sbagliato da Ken e via discorrendo, tutte le cose insomma che successe durante la partita. Abbiamo rischiato di pareggiare una partita che era morta e sepolta, una partita che era già vinta contro una squadra, ripeto, indecente. Una squadra indecente, una squadra di categoria no inferiore, di più. Il loro capitano era inguardabile, aveva la tiroide, calciava da ogni posizione. Da 30 metri, da 40 metri, da 20 metri, non ha mai preso la porta. Davanti avevano Ciboccia che pareva fatto di cocaina, era tutto carico, era tutto frizzante. Al posto dei piedi aveva 2 putrei, aveva 2 forati da 8 al posto dei piedi. C'avevi veramente i piedi di ghisa. Staltro, la punta di 1,94 m che per girarsi fa prima girarsi un bilico. Era lento, era una roba indecente, indecente. Dietro che non sapevano marcare, sembravano degli orangotango, si attaccavano così. Una cosa inguardabile, una cosa inguardabile, per non parlare del centrocampista Mohamed Ali. Dai, sembra il Regen di PES, ma potrai chiamarti Mohamed Ali? È palese che abbia avuto un altro nome e lo avranno soprannominato Mohamed Ali. Ma dai, ma che giocatore è? Che giocatore è? Che col pallone tra i piedi lo vedevi che sembrava come se stesse laggando, era tutto un tum 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 tum. Dai, puttana Eva, puttana Eva. Abbiamo preso gol da David Bonucci. Perché non fai la copertura a Bremer? Szczęsny, dove vai? Dove vai? Perché esci a vongole? Perché esci a caso? Se dopo Aziz, al posto di prendere i 3 pali, fa un gol, perché sto Aziz ieri è entrato, sembrava Marez. 2-2. E non la recuperi più. Non la recuperi più. Tanto per far capire il livello della partita, Rabiot ha fatto 2 gol. Rabiot, ragazzi, Rabiot. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Abbiamo finito la partita, adesso voglio parlare anche dei cambi. Con un 4-2-3-1, con McKennie esterno a destra, Di Maria trequartista, Rabiot esterno a sinistra e Ken prima punta. Ken, smetti di giocare, sei l'anticalcio. Sei l'anticalcio, non sto più un pallone, non sai tirare, sei freddo quanto un forno crematorio. Al posto dei piedi penso che veramente te li abbiano montati al contrario quella volta lì. Hai la stessa voglia di giocare di Perry l'ornitorinco, sei una roba inguardabile. E c'è chi ti. Il problema non sai te, che tu sei scarso come poche cose al mondo, come un sasso. Sei scarso come un sasso perché se prendi un sasso lo metti in campo fa meglio di te. Ma il problema è che di chi ti metti in campo? Allegri, santo Dio, Dio santissimo Dio, ma potremmo finire contro il Maccabi Haifa, che è una squadra inguardabile, che è una squadra inguardabile, con un 4-2-3-1 e con Rabiot esterno a sinistra, che non può fare l'esterno a sinistra, fa schifo, fa cagare nel suo ruolo, immaginati esterno a sinistra. McKennie esterno a destra, che si è inventato che adesso McKennie è un esterno destro, perché ha fatto un assist e fatto bene, McKennie è un esterno destro. Di Maria, che lo vedevi, era sulle gambe, era stanco, ha fatto 70 assist, ha giocato una partita clamorosa, così giocava Di Maria. Con la sigaretta li rideva, giustamente prendeva in giro questi 4 scappati di casa che se tutto va bene faranno i carpentieri, faranno gli elettricisti, lavoreranno su un negozio di qualsiasi roba, venderanno CD, venderanno trombe, venderanno, perché io non ci credo che questi sono calciatori che fanno i professionisti, perché allora quella volta ho sbagliato io, quella volta ho sbagliato io, dovevo crederci semplicemente a qualcosina di più, oppure dover andare a giocare in Israele. E non metti gente dentro, tipo Sulé, che ha voglia di fare, tipo Fagioli, tipo mille altri nomi, ma anche per piacere, piuttosto che vedere in campo Ken, giochiamo con un uomo in meno.
Io non lo sopporto più, fa vomitare. Fa vomitare. È svogliato, è scarso, non fa una sponda. Le ha tutte, le ha tutte. È un danno, è una sciagura. Lo vedi che non ha voglia, lo vedi, lo vedi. Lascialo fermo, lascialo in panchina, e piuttosto convochi o Tommaso Mancini o Cosimo Marco da Graca. Chiunque fa meglio di Ken. Io non ne posso più di vederlo in campo. Uno, Alessandro. Alessandro, in settimana ha dichiarato: io amo la Juve e per il rinnovo devono pensarci loro. Devono pensare. Juve, io ti giuro su Dio che se rinnovate Alessandro, mi lego ai cancelli di Vinovo e mi do fuoco davanti ai cancelli di Vinovo. Perché dai, cioè, Alessandro adesso figlio mio. È avuto un'involuzione da 3 anni a sta parte. È vero che i brasiliani arrivano a un certo punto e gli scoppia il cervello, incominciano ad andare a trance e fanno tutto quello che devono fare. Pensa seriamente di smettere. Trovati un hobby che può essere andare a fare le passeggiate, che può essere anche andare a trance. Vai a trance piuttosto che giocare a calcio, perché credimi, faresti sicuramente più bella figura che giocare a calcio. Ma smetti. Perché anche se vai a giocare su un'altra squadra prendi insulti. Anche se vai a giocare in Brasile prendi, penso, insulti, perché penso che il livello brasiliano sia più alto di te. Cioè, ieri hai fatto un passaggio da qua a dove c'è la telecamera, l'hai sbagliato per Ken. Un passaggio dove non avevi pressing, non avevi pressione. Ogni volta che palla ho la tachicardia. Perché sei una cosa nefanda, sei una cosa inguardabile, sei una cosa aberrante, imbarazzante, e le hai tutte. Smetti di giocare a calcio. Hanno inquadrato nel primo tempo Bonucci, incazzato come una iena perché era in panchina. Sei più lento. Se io metto uno gnu, un pachiderma a difendere, è più veloce di te. Sembra che hai un palo infilato nel culo con sta schiena dritta, che sei sempre rigido così. Non sai fare una diagonale. Una, non sai fare. L'unica cosa che sai fare è, con sto corpo tutto dritto, schiena dritta, lanciare a caso, perché ormai lanci totalmente a caso. Hai fatto un lancio per McKennie, l'hai sbagliato di 70 metri. Un lancio per McKennie che era ma neanche se gliel'avessi messa giusta poteva fare gol. Perché no, ormai quello sai fare. Quello sai fare. Sai, e ti lamenti perché sei in panchina. E ti lamenti perché sei in panchina. Ma ringrazia il Signore che ti fanno ancora giocare a calcio. No, quando vai in nazionale, la nazionale è la mia seconda giovinezza. Caro mio, vieni alla Juve, sei inguardabile. Sei una cosa veramente indecente. Vlahovic. Tesoro mio, Vlahovic. È vero, hai fatto un gol. È vero, te ne hanno annullato uno. Ma contro sta squadra qua devi fargli un buco di culo grande come un condominio, grande così, grande quanto un camper. Cazzo, sotto porta te ne sei mangiati 70, puttana Eva. Ma guarda che te lo dico per te, perché segnare aiuta a segnare. Se davanti alla porta ne sbagli 70 e hai fatto un gol contro un portiere che portiere è? Che si buttava, sembrava un sacco di patate. Per quello dico, questi non sono professionisti. Io non ci credo che come cazzo si chiama il Maccabi di merda. Questi sono considerati professionisti. E se tutto va bene, prenderanno pure la pensione da professionisti. Probabilmente prenderanno anche la pensione di invalidità, visto come giocano. Ma probabilmente a fine carriera prenderanno pure la pensione da professionisti. Tu non puoi davanti alla porta contro un portiere Coin, come cazzo si chiamava, un supereroe. Sbagliare. Gliela tiri addosso, magari in patria hanno scritto Super Coin, grande Coin, ha parato tutto, gliela tiri addosso, minchia, questo è fermo così, tu gliela tiri addosso. Dai, figlio mio, svegliati fuori perché sei molto meglio di così, e in questa cosa qui non c'entra niente Allegri. Allegri avrà altre mille colpe, perché la Juve gioca su una maniera indecente contro una squadra del genere, che potevano fare 70 gol, e se non c'era Di Maria la partita non finiva così, perché ieri Di Maria ha inventato calcio. E ti dico, te lo dico, sei un coglione perché ti sei fatto buttare fuori col Monza, perché se giochi così in Serie A fai i buchi, però dai, cazzo, dai, l'unica cosa che teniamo di positivo di ieri è il risultato. Adesso io mi as aspettiamo, aspettiamo, perché comunque sì, giocavamo contro una squadra che era a digiuno per motivi religiosi, tra l'altro, perché noi siamo talmente deficienti che andiamo ad Israele, a Gerusalemme, a giocare dove cazzo giocano, lì, e perdiamo. Siamo anche in grado di perdere contro una squadra che non sa fare due passaggi in croce. Questi si tiravano addosso dei barili di merda, si tiravano addosso delle galere. E noi in contropiede con la difesa, mamma mia. Questi in difesa erano veramente qualcosa che non si può, cioè che non c'entra niente col calcio. Cioè, il Maccabi e il calcio
sono due rette parallele che non si incroceranno mai. Noi siamo riusciti a dare vita, a far risuscitare letteralmente i morti. A far risuscitare letteralmente i morti. Quindi ci teniamo solo ed esclusivamente il risultato. Ovviamente Benfica e Paris Saint-Germain hanno pareggiato 1-1, quindi ce l'hanno messa allegramente nel culo. E adesso al ritorno contro il Maccabi preghiamo il Signore di fare i 3 punti. Speriamo, Dio, che Paris Saint-Germain e Benfica, che il Paris vinca. Speriamo che il Paris vinca, così dopo ad andare a Lisbona a tentare, quantomeno tentare di vincere, quantomeno tentare di vincere. E niente, cosa volete che ti dica? L'unico appunto, un altro lato positivo è che ci avviciniamo alla partita di sabato alle 6 contro il Milan a San Siro con 2 vittorie consecutive. Il Milan che ha preso la rumba è andato a casa presumomente, ha preso 3 stecche dal Chelsea. L'anno scorso si prendevano tanto per il culo che ne avevano presi 4, il Milan ne ha prese 3 e poteva finire con un passivo molto maggiore. È vero che gliene mancavano tanti, però comunque sta di fatto che hanno preso la rumba. E quindi insomma ci avviciniamo alla partita di Milano con, spero, mi auguro, un pochettino di fiducia in più. E niente, io vi saluto, ditemi qua sotto cosa ne pensate anche voi della partita di ieri. Io personalmente, ripeto, sono incazzato come una iena, sono incazzato, sono velenoso, perché non è possibile che rischi di non portare a casa i 3 punti contro una squadra così scarsa, perché parliamo veramente di una squadra che parlare del Maccabi come squadra di calcio è offensivo per le altre squadre di calcio. E ditemi appunto qua sotto cosa ne pensate e ditemi anche, insomma, e se secondo voi la Juve passerà il girone di Champions. Vi invito a iscrivervi al canale perché insomma stiamo andando bene sia a livello di visualizzazioni che a livello di iscrizioni. Vi invito a mettere mi piace, come sempre, fino alla fine. Dai, forza Juventus!